Buongiorno signora, che cosa ne pensa della festa delle donne? Che è una festa inutile perché la donna dovrebbe essere festeggiata ogni giorno dell'anno, perché darci un giorno all'anno? Io non ci ho mai creduto, non sono mai andata a cena con tutte le donne, perché credo che se io il 5 gennaio ho voglia di fare una cosa, nessuno me lo vieta e sono libera di farlo. È una festa che dovrebbe esistere tutti i giorni. Io personalmente, fa conto, non sono andata mai alle feste, alle cose. È una festa che rispetto, ma non la festeggio. Ah, no, ha un altro significato che non è quello di andare a ballare. Non è quello di andare a ballare, di andare a cena, di andare, specialmente in questo periodo, con tutti questi delitti. Non è possibile andare avanti così. Quindi non è la festa. Bisognerebbe pensare al vero significato, perché è partita proprio con un eccidio, quindi non mi è mai piaciuto proprio, non mi rappresenta niente andare a cena, andare a ballare, andare a fare quattro salti. È una festa di commemorazione. La festeggio, però secondo me, a parer mio, è una festa che ha un senso molto più importante che non andare a vedere, insomma, non è come una festa nata così, perché le donne dovevano divertirsi, è una festa nata perché è la questione non molto importante. Non c'è niente da festeggiare, ecco, tutto qua. Che cosa festeggiamo? Noi siamo donne, siamo le più forti, festeggiamo tutti i giorni e ci dispiace per tutte le altre donne che soffrono, che stanno. Vedi, qual è la festa? La festa di chi? È una bella cosa. Lei la festeggia in qualche modo? No, io la festeggio a casa, tranquilla, con il marito. Che cosa ne pensate della festa della donna? Buongiorno. È una giornata per tutte le donne del mondo. Quando sono in Italia festeggio insieme con le donne della Italia. Quando sono a casa mia, a Romania, festeggiamo doppio, perché ce l'abbiamo anche festa della mamma. 8 marzo, quella non si cambia mai. Invece a voi, 12 maggio, festa della mamma? Sì, allora io vi faccio auguri e saluti. Che cosa ne pensa della festa delle donne? Penso che sia una festa da festeggiare tutti i giorni e non solo l'8 marzo, quello che pensiamo tutti. Assolutamente sì. Si sa che noi donne abbiamo una marcia in più, no? E quindi penso che sia giusto festeggiarla ogni giorno. La festa della donna, vabbè, è una celebrazione che comunque va ricordata. Io penso che comunque la festa della donna non va ricordata solo un giorno, ma sempre. La vedi più come commemorazione o come festa vera e propria? Ai tempi nostri penso sia più una cosa commerciale, nel senso che uno può anche ricordare, insomma, tutti gli eventi del passato, insomma, queste cose qua, però diciamo che tendenzialmente è diventata più una festa commerciale. E lei come lo festeggia, la festa delle donne? Lo festeggiamo in famiglia naturalmente, qualche volta magari usciamo fuori con gli amici, con i miei amici, però penso che sia festeggiarlo veramente sempre. Buongiorno signora, che cosa ne pensa della festa della donna? Che dobbiamo pensare? Sempre no, la festa è nostra sempre. Cioè, ci vuole rispetto dall'altra parte, dall'uomo, e quindi la festa per noi è sempre festa.